Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo all'ingresso della nostra palazzina. Qui abbiamo l'ingresso pedonale e a fianco c'è un ingresso carrabile con, come possiamo vedere, dei posti auto in aggiunta al garage che accompagna invece la proprietà in oggetto. Qui c'è un ampio parco condominiale, come possiamo vedere, che gira tutto intorno alla palazzina. È una palazzina di soltanto 3 piani, come possiamo vedere, ma proseguiamo invece il giro appunto del parco. Ecco qui, c'è un'illuminazione anche notturna. Abbiamo anche l'impianto di irrigazione. Qui invece è il lato dei garage, dove c'è anche il nostro, per l'appunto. E da qui affaccia anche il nostro appartamento. Vi ricordo che siamo in pieno centro cittadino. E eccoci tornati per l'appunto invece all'ingresso. Dunque proseguiamo e a questo punto, passando per questo patio che anticipa l'ingresso, entriamo all'interno della palazzina. Dunque, eccoci arrivati al terzo piano, entriamo all'interno del nostro appartamento, troviamo subito un ingresso disimpegno, indice di appartamenti sicuramente spaziosi che si utilizzavano un tempo, lo vediamo anche da questo ampio salone che troviamo subito dopo il disimpegno, con un camino. Abbiamo una rifinitura sulle pareti davvero particolare con queste piastrelle, di certo non comuni. E alla portata di questo bel salone abbiamo una terrazza. Una terrazza che si affaccia sul giardino, il quale abbiamo fatto un tour prima di salire, e proprio sotto di noi, come ho detto prima, abbiamo il garage. Siamo al terzo ed ultimo piano, vi ricordo, e torniamo appunto all'interno per visitare il resto del nostro appartamento. Spazi grandi, qui c'è un altro disimpegno, alla nostra sinistra abbiamo un altro saloncino o studio, dipende poi dalle necessità. Qui affacciamo sull'interno qui c'è una cucina, un cucinino pur volendo abitabile con una veranda. Qui abbiamo la caldaia. Qui c'è lo scarico per lavatrice, diciamo sicuramente utile questo spazio per una lavanderia, con l'affaccio poi esterno e coperto, come possiamo vedere, comodo sicuramente del pubblico femminile, apprezzerà questo dettaglio, comodo come lavanderia. Dunque proseguiamo, andiamo a visitare invece la zona notte, che si compone di 3 camere da letto e 2 bagni. Iniziamo da quella che io definirei la padronale.
Quindi qui abbiamo un disimpegno con una bella camera, possiamo dire matrimoniale, eccola qui. Siamo a un terzo piano e quindi dobbiamo chiudere le porte perché sicuramente è molto ventilato, i piani alti sono luminosi e ventilati, sono famosi per questo. Quindi questa è la camera più grande, la matrimoniale, con la portata un bagno. Come possiamo vedere, bagno antibagno, qui abbiamo il lavandino e poi tutti i servizi, con addirittura una vasca. E qui abbiamo anche la doccia, quindi bagno padronale con la camera, con vasca e doccia. Torniamo sulla zona notte, qui abbiamo un'altra camera che è stata attualmente adibita a salottino con un balconcino. Eccolo qui. Quindi questa è la seconda camera in aggiunta alla matrimoniale. Qui c'è la terza che congiunge con il balconcino che abbiamo visto prima. Ecco qui. E il secondo bagno. Ecco qua. Questo con la doccia. E se non fosse necessario lo spazio, vi ricordo che c'è in aggiunta all'ampio salone e al cucinino questa quarta stanza che attualmente funge da secondo salone o da studio. Eccola qui. E di nuovo inquadrando questo bel salone, io vi do appuntamento per una visita sul posto.